Il brano che oggi abbiamo ascoltato è tratto da questo lungo discorso del Vangelo di Luca, che è il discorso della pianura. E l'espressione chiave di questo brano è questa: misericordiosi come il Padre. Subito mi ha colpito questa espressione perché sembra che il Signore Gesù domandi qualcosa di impossibile, un po' come quando ha chiesto a Pietro di camminare sulle acque o come quando al suo amico Lazzaro, che era morto, chiuso nel sepolcro, ha comandato di alzarsi e uscire fuori. Ecco, non condannare, non giudicare, perdonare e dare senza misura sono proprio atteggiamenti che non vengono spontanei, anzi, a volte sembra quasi impossibile. Se Gesù però ci comanda questo, vuol dire che anche questo è buona notizia, è Vangelo davvero per noi. E allora possiamo domandarci come accogliere questa parola nella nostra vita. E credo che un modo per farlo sia quello di provare per una volta a cambiare punto di vista. Non guardarlo più con i nostri occhi, ma con gli occhi del Padre, dato che il termine di paragone è proprio come il Padre. E se proviamo a guardare con i suoi occhi e a domandarci come lui è misericordioso, come lui guarda al male che fanno i suoi figli, forse possiamo scoprire cosa ha da dire questa parola alla nostra vita. Mi sono quindi domandata come il Padre guarda il male che fanno i suoi figli, e la risposta più bella che ho trovato è stata quella di Don Primo Mazzolari. È una risposta talmente semplice e chiara che sembra quella di un bambino. Lui dice: poiché sono tanto triste quando sono cattivo, egli, Gesù, mi vuole tanto bene. Ecco, credo che sia un po' come quando un papà vede il suo bambino che fa qualcosa di sbagliato. Quando lo guarda, vede la sua tristezza e si dispiace perché conosce suo figlio, conosce la sua bellezza e non vuole che lui si rovini la propria vita. E mi piace pensare che è quello che succede quando ci accostiamo al sacramento della riconciliazione. È come se in quel momento ci viene restituita la nostra bellezza, ci viene ridata la possibilità di essere ciò che siamo nel profondo, figli e fratelli. Forse non ci abbiamo mai pensato, ma ogni volta che fra di noi ci scambiamo il perdono, esercitiamo un potere come quello di Dio, un potere simile a quello di Dio. Ci ridiamo la nostra bellezza, la possibilità di essere un dono gli uni per gli altri. Questa parola che abbiamo ascoltato può comunque sembrarci troppo grande per il nostro cuore, ancora troppo difficile da mettere in pratica e da accogliere, e forse perché la ascoltiamo come una parola da realizzare con le nostre forze. E non dobbiamo spaventarci se ci sentiamo così, perché è una parola che non è da realizzare con le nostre forze, non è domandata alle nostre forze, ma è domandata alla nostra capacità di affidarci. Allora quello che possiamo domandare è solo il dono di un cuore umile, semplice, che ogni giorno chiede la grazia di mettersi in cammino dietro il Signore per provare ad aprire il cuore a questa bellezza.